Le mani della camorra sui grandi appalti nel napoletano. Gli imprenditori Aniello e Raffaele Cesaro, fratelli del deputato di Forza Italia Luigi Cesaro, sono stati arrestati stamani dai carabinieri del ROS con altre 3 persone in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare richiesta dalla DDA di Napoli. L'inchiesta è relativa alle infiltrazioni del clan Polverino negli investimenti da 40 milioni di euro per il piano di insediamento produttivo del comune di Marano di Napoli. L'accusa contestata alle 5 persone indagate e concorso esterno in associazione mafiosa, riciclaggio, minaccia e falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale, reati aggravati dalle finalità mafiose. Sono stati inoltre sequestrati beni per un valore di 70 milioni di euro. Al centro delle indagini del ROS ci sono le infiltrazioni del clan Polverino egemone nell'area nord-occidentale di Napoli, nella realizzazione del piano di insediamento produttivo del comune di Marano. Gli investigatori hanno documentato il patto tra il clan camorristico e i fratelli imprenditori Aniello e Raffaele Cesaro di Sant'Antimo, funzionale all'aggiudicazione dell'appalto attraverso intimidazioni mafiose e reimpiego delle ingenti risorse economiche provenienti dai traffici illeciti del clan. A soli 15 anni aveva ideato, organizzato e consumato insieme a 2 complici maggiorenni l'omicidio di 2 elementi del clan per punirli e dare l'esempio agli altri uomini della cosca. Lo hanno scoperto i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e della tenenza di Melito di Napoli, che oggi hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Napoli su richiesta della locale procura, con le accuse di omicidio aggravato da finalità mafiose e di detenzione e porto illegale di armi da guerra a carico di un ragazzo di Melito, ora 16enne, ritenuto un elemento di spicco del clan camorristico degli Amato Pagano, operante nel controllo degli affari illeciti a Melito e nei comuni limitrofi. L'indagato, hanno accertato i militari dell'arma, è mandante e autore del duplice omicidio di Alessandro La Peruta e Mohamed Nuvo, consumato in un appartamento al 4° piano di Melito il 20 giugno del 2016 per punire iniziative troppo autonome delle vittime non confacenti alla strategia del gruppo camorristico. Dopo le formalità, il 16enne è stato accompagnato al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. 6 armi, un mitra e centinaia di cartucce sono state rinvenute al Rione Traiano a Napoli nell'ambito di un'operazione alto impatto svolta dalla polizia al fine di esercitare una tenace pressione operativa ed investigativa nei quartieri a rischio e finalizzata anche al rinvenimento di armi utilizzate dagli esponenti della criminalità organizzata per fatti di sangue. La polizia ha effettuato una serie di perquisizioni in abitazioni di criminali e fiancheggiatori. Nel corso dell'operazione, che ha visto impegnati circa 30 uomini, è stato effettuato un blitz nell'abitazione e nello scantinato di Luigi Gragnaniello, napoletano di 23 anni, incensurato, rinvenendo un mitra, 6 armi, 4 delle quali con matricola a brasa e numerose cartucce. Il 23enne dovrà rispondere dei reati di detenzione illegale di armi da fuoco e munizioni e ricettazione delle stesse, sia con matricola a brasa che di provenienza furtiva. Un gruppo composto da cittadini georgiani e lituani e da un napoletano dedito ai furti in ville e in appartamenti è stato scoperto e smantellato dalla Guardia di Finanza. Al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, i militari del gruppo della Guardia di Finanza di Aversa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Avellino nei confronti di 13 persone facenti parte di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere furti in abitazione e ricettazione della refurtiva. Le indagini hanno consentito di accertare che nel solo periodo tra agosto e dicembre del 2015 sono stati commessi più di 20 episodi di furto in appartamento, portati a termine o tentati nelle province di Avellino, Salerno, Firenze, Perugia, Frosinone, Chieti, Viterbo, Campobasso, Isernia e Latina. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Appuntamento alla prossima edizione.